Buonasera, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. L'apertura è dedicata alla cronaca. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Terzo ad Aquileia. Il cadavere è quello di un uomo di età compresa tra i 40 anni. Non sono stati trovati documenti e al momento quindi la salma non è stata identificata. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova. Non pare che sul corpo ci siano segni che facciano pensare alla responsabilità di terze persone nel decesso avvenuto con ogni probabilità per annegamento. La morte risale a 3 giorni fa. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Incidente stradale nella strada Piancavallo-Barci, Spian delle More. L'incidente si è verificato alle 2 di notte circa. Gli occupanti, due ventenni, sono riusciti ad uscire autonomamente, ma in forte stato di shock. Hanno vagato per tutta la notte. Uno dei due ha raggiunto la Marga Valli, dove un turista straniero ha lanciato l'allarme. Il secondo è stato ritrovato che vagava circa 1 chilometro dalla Marga. I soccorsi sono scattati alle 7:45. Sul posto sono recati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e il soccorso e l'ambulanza di Pordenone. I feriti sono stati portati, uno nel soccorso a Udine, l'altro è stato trasportato per essere in pianura, per essere ritrasportato successivamente. I ragazzi erano accompagnati a Barci, dove era rimasto un terzo ragazzo. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto successivamente il ragazzo rimasto a Barci, se ignaro di tutto, è stato informato dell'accaduto. Le operazioni si sono concluse verso le 10 di questa mattina. La Regione continuerà a sostenere progetti volti alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e istituirà una linea contributiva specifica all'interno della rivisitazione della legge sulla sicurezza del 2009. Così l'assessore regionale alle autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti. Ascoltiamolo. Si conclude questo progetto, che è un progetto teso a combattere il fenomeno della radicalizzazione presente sul territorio. L'Italia fortunatamente finora non ha visto la presenza di grossi attentati di matrice terroristica islamica, ma dobbiamo sempre stare allerta e soprattutto prevenire e non combattere dopo che l'episodio è avvenuto. E sicuramente progetti di questo tipo vanno in questa direzione perché permettono appunto di far emergere quelle fasce di criticità che potrebbero poi sfociare in vero e proprio fondamentalismo di matrice islamica e quindi comportare atti anche di violenza in questo territorio. Quindi un progetto che sicuramente è stato sostenuto dalla Regione e dovrà continuare ad essere sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle pareti rocciose lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Re di Puglia e l'Isernia, in entrambe le direzioni. Dalla tarda serata di domani e fino al 31 dicembre, informa TV Venete, le attività si concentreranno poco prima della barriera dell'Iser sulla carreggiata est in direzione Trieste. L'intervento e la messa in sicurezza della circolazione, ricorda la concessionaria, rientra nel programma complessivo che Autovia ha pianificato per tutte le scarpate, che nei prossimi 2 anni interesserà 22 punti per una superficie complessiva di 26.000 metri quadri. Ed ora ci spostiamo a Mozzana, dove è già pronta la prima squadra che scenderà in campo per il rinnovo del Consiglio Comunale previsto nel 2019. Qualche anticipazione sul gruppo? Noi stiamo già lavorando da alcuni mesi per cercare di condividere il nostro progetto, che è in fase molto avanzata. La compagine si chiama Progetto Mozzana. Attualmente abbiamo avuto la disponibilità di una ventina di persone di andare in lista e contiamo di averla ancora più numerosa. È importante quindi ricreare lo spirito di fiducia dei muzzanesi verso la politica. La politica deve essere vista come fruitore di un servizio che deve essere il più ampio possibile e incontrare le richieste che vengono spontaneamente dalla popolazione. Questo in due parole. Poi avremo occasione di presentare il gruppo in assemblea pubblica. E attualmente siamo una trentina di persone che hanno espresso la volontà di partecipare e di voler andare anche in lista. Quindi stiamo selezionando questo gruppo di cittadini che raggruppano imprenditori, impiegati, operai, un po' tutte le esperienze lavorative a tutto campo. Diciamo che noi stiamo già lavorando da alcuni mesi per cercare di condividere il nostro progetto, che è in fase molto avanzata. Abbiamo fatto delle assemblee, diciamo, chiuse al gruppo di partecipanti, di concittadini, che voglio ringraziare per la loro disponibilità. Riteniamo che i tempi siano già maturi.
Alle 10.30 di questa mattina a Trieste è partita ufficialmente la Barcolana numero 50 con 2.689 iscritti. Spirit of Porto Piccolo con i fratelli Furio e Gabriele Benussi hanno vinto questa edizione. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. La barca di Furio Benussi ha concluso il percorso in 57.04, al secondo posto Ottica in Tempus Fugit con al timone Mitya Gosmina, che probabilmente ha pagato la scelta nel primo lato di mettere una vela troppo grande. Al momento del colpo di cannone che ha sancito la vittoria di Spirit of Porto Piccolo sulle rive cittadine c'è stato l'applauso delle oltre 200.000 persone presenti. Ringrazio tutti coloro che da regata di circolo hanno fatto la regata più grande del mondo, ha detto il presidente della società Velica Barcola Grignano Mitya Gialuz. La nave Vespucci ha aggiunto è legata a questa città e a tutta la comunità di velisti triestine. Proprio grazie alla sua presenza ha dato un contributo fondamentale nel record mondiale raggiunto dalla Barcolana 2018. L'inizio di un dialogo importante finalizzato alla collaborazione nell'ambito dell'agroalimentare che vedrà entro l'anno l'organizzazione di un primo incontro tra la regione Friuli Venezia Giulia e le istituzioni slovene. Lo ha annunciato ieri a Trieste proprio nel corso della Barcolana l'assessore regionale alle risorse agroalimentare Stefano Zanier. Io direi proprio agroalimentare in generale, ma specialmente un momento di promozione importantissimo per il territorio. Un momento di promozione che richiama un pubblico consistente, un pubblico interessato e riesce a sfruttare quella sinergia tra gli eventi sportivi e quella che è la promozione territoriale dei prodotti. Credo che sia un unicum assolutamente importante. Oggi l'incontro anche col ministro sloveno dell'agricoltura, possibilità di partnership. Io credo che su questo tema bisogna essere franchi e dire non esiste possibilità di non avere dei rapporti che portino a delle politiche comuni, perché siamo talmente vicini, abbiamo delle condizioni così simili che c'è necessità di avere un confronto e ho visto che già da questo primo incontro c'è un clima assolutamente cordiale e disteso, ma specialmente volto a trovare delle soluzioni e a portare avanti quelle che sono le nostre soluzioni in modo univoco, in modo comune. Le 750 visite di ieri, le oltre 300 di oggi in poche ore di Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste dimostrano che la sovrapposizione tra la Barcolana e la giornata FAI d'autunno è un successo. Questo è il commento dell'assessore allo sport e alla cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, che in mattinata ha incontrato e salutato i volontari del Fondo per l'Ambiente Italiano impegnati nelle iniziative in programma Trieste per la giornata FAI d'autunno. Lucinico è mossa in festa per l'arrivo del nuovo parroco, una folla ha riempito chiesa e piazza per salutare il nuovo pastore. Non poteva non cominciare con un solenne scampanio l'ingresso di Don Moris Tonso nelle parrocchie di Lucinico e Mossa. Un'accoglienza festosa non solo dall'alto della torre campanaria, ma anche dai numerosi gruppi parrocchiali e dai tantissimi fedeli che hanno affollato la piazza e la chiesa per salutare il nuovo pastore. A dare il saluto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e l'omologa di Mossa Elisabetta Feresin, assieme alle numerose associazioni presenti. Quindi la presentazione dell'arcivescovo Monsignore Daelli in quello che è ormai il rito standard per gli ingressi dei nuovi pastori e la presentazione dell'equipe che guiderà, come detto, non solo Lucinico ma anche la parrocchia della Madonnina e quella di Mossa. A collaborare con Don Moris saranno Don Alessio Stasi e Fra Luigi Bertier. Ad accompagnare la cerimonia la coral di Luzinistra, gli applausi e le lacrime dei presenti. Sulla torre invece l'associazione di suonatori Gruppo Cultural Furlan Scampanota d'Ors di Mossa, anche se numerosissimi sono stati gli associati dell'associazione campanare del Goriziano, di cui Don Moris è non solo assistente spirituale ma anche socio fondatore, per augurargli un buon cammino nella nuova missione. Grande festa ieri a Villesse per il primo compleanno del Tiare Chef Lab, l'area permanente del Tiare Shopping completamente dedicata agli appassionati di cucina. Ma sicuramente questo tipo di show cooking funziona sì, ma soprattutto questo modo di concepire anche la piazza di Tiare dove portiamo dei personaggi della cucina nazionale e internazionale che mette a contatto diretto quelli che comunque vengono qui a far visita per capire la cucina e per conoscere anche personaggi come in questo caso del calibro del mio amico e
non dico collega perché sono macellaio, lui invece è un cuoco, ma sicuramente un grande amico, Filippo Lamantia. Ma la cucina, a prescindere, che deve essere in un centro commerciale perché è popolato dalle casalinghe e dagli amanti appunto delle case, e quindi è giusto portare la cucina dovunque, e i cuochi devono essere un po' piccoli ambasciatori di quello che dovremmo fare a casa, tutto qui. Quindi sono molto contento appunto di essere da Tiare. Gradiamo essere accomunate ad attività che normalmente non ci sono in strutture come queste. Sviluppiamo tutta una serie di iniziative di carattere culturale, ma che intercettano i bisogni delle persone, ma anche gli interessi economici della regione. Noi quest'anno riproponiamo nuovamente le attività che abbiamo già sviluppato nello scorso anno. Avremo nuovamente dei corsi altamente professionali tenuti da aziende molto importanti del settore con le quali già abbiamo collaborato l'anno scorso. Siamo allo sport. L'impegno della sua Under 21 belga contro gli azzurri a Udine ha permesso a Wallem di tornare qualche giorno in Friuli. L'abbiamo intervistato, vi proponiamo un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda domani sera a Bianconero dalle 21. Qua ritrovi, ci sono Bertotto, c'è Amoroso, vi siete già, avete fatto un po' di Amarcord? Sì, ma questi non bisogna avere tanti momenti, ci ricordiamo sempre i più bei ricordi che abbiamo fatto qua. E per esempio, di cosa avete parlato? Niente, l'ambiente in generale, quando ci troviamo c'è il piacere di stare assieme, soprattutto quello che avevamo noi con il nostro gruppo, e poi i risultati, quindi è sempre un piacere, sì. Dimmi un aggettivo per entrambi, uno per Massimo Amoroso? Imprevedibile in campo. Uno per Bertotto? Consapevole dei suoi mezzi e molto molto utile alla squadra. Cos'è cambiato visivamente? Perché tu l'hai vissuto in un'altra maniera, no? Non direi più accogliente, però è bello giocarci perché è tutto vicino, attaccato al campo e ti dà un altro sapore comunque. Io credo che, avendo un stadio così, e lo ripeto sempre, speriamo che l'Udinese faccia bei risultati, perché giocarci, anche i ragazzi hanno detto, è veramente bello. Ti ha stupito che l'Udinese abbia scelto un allenatore sconosciuto? Questa è una scelta che ha fatto la società, e credo che per il mister sia un'opportunità unica di arrivare qua, in questo posto qua. Spero per lui che prenda quella chance e che vada avanti. Siamo in chiusura, ma vi lascio in compagnia di Massimo Radin e i suoi ospiti per tutti i risultati del calcio dilettanti. Il telegiornale torna alle 22.15. Buona serata. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social.